Inizia il nostro percorso quaresimale particolarmente segnato da due grandi vicende, ancora le risultanze della pandemia e questa guerra che ormai sta stravolgendo tutta la realtà del mondo per vari motivi. Il segreto è guardare nel cuore dell'uomo. Se non andiamo a creare condizioni lì perché la pace possa trovare il suo sbocco nella vita di ogni persona, difficilmente le altre ragioni potranno essere accolte. Credo che il cammino quaresimale debba diventare per ognuno di noi un momento di grande rivisitazione del cuore, della casa cuore, andare a rivedere le fondamenta, come abbiamo descritto nella lettera inviata alle comunità. Questo guardarsi dentro, non per pura introspezione, ma per cercare le ragioni e modificare le condizioni che ci portano a vivere uno stile di vita non certamente coerente con i valori che professiamo. Il disagio interiore diventa disagio sociale, diventa disagio relazionale e soprattutto si riverbera in tante piccole realtà che creano ombra nel vissuto di ogni persona, non solo nel singolo, ma nei vari modelli di aggregazione sociale. Ecco perché l'unità della persona è fondamentale e questa unità, queste persone intere, sentirsi persona intera, è decisivo. Le tappe saranno quattro. Ci fermiamo sulla prima. Deformata, reformare. Ciò che praticamente si è snaturato dentro il nostro cuore ha subito distorsioni per provocazioni esterne, ma anche per condizioni interiori, per mancanza di equilibrio personale, per ansie, preoccupazioni, paure. E vediamo che avviene dentro di noi una sorta di alienazione, di estraneazione da noi stessi. E ci troviamo a vedere deformata l'immagine della nostra persona. Non siamo più quello che pensiamo, ci vediamo deformati in una immagine di noi che non corrisponde a quanto desideriamo nel cuore. L'Apostolo Paolo dice: spesso faccio il male che non voglio rispetto al bene che voglio. E quindi mi trovo a vivere una condizione di vero snaturamento di noi stessi. Cambiano gli atteggiamenti, cambiano i pensieri, cambiano le emozioni, c'è una distorsione, una mancanza di sintonia, non c'è più consonanza interiore. Allora mettiamoci in ascolto, ascoltando la parola, ascoltando il nostro cuore, misuriamoci guardando il nostro modo di agire e guardiamo attraverso il prisma della spiritualità che ci permette di vedere cosa va riformato. Deformata, reformare. Dobbiamo cambiare quello che non va.